Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Ero abbastanza in hype per la strofa di Fibra, perché sto aspettando il suo disco come un pazzo, come un ossesso. Ogni giorno mi domando quando arriverà l'annuncio, ormai da anni. E arriverà, io lo so perché non lo fa uscire il disco. Secondo me ce l'ha pronto, o magari ce l'aveva pronto, poi se venute le paranoie lo sta ripreparando. Lui perché vuole avere la certezza che non torna il Covid, perché vuole fare le date, riempirle, portare i soldi a casa e andare via, perché lui detesta fare i live, detesta incontrarsi col pubblico. Fibra vuole solo fare musica e stare in studio. E tra l'altro, quando deve uscire un disco nuovo, poi dopo tutti questi anni sta in paranoia totale, quindi diciamo che già me lo immagino. E quindi ho detto, vabbè, mo esce sta strofa, magari è la strofa in cui annuncia il disco, ed effettivamente dice, fa quel gioco con l'aereo, le luci su di lui, quindi magari ci siamo, magari stavolta ci siamo, speriamo, perché è ora, perché quando esce un disco di Fibra ti fa una panoramica su tutta la società e in qualche modo chiude un'era e ne apre una nuova. Questo è quello che fanno i padri, diciamo, e Fibra per questa merda è un padre. E invece no, è la classica strofa del Fibra dei feat, già da come parte lo capisci, però c'è un aspetto che lega questi due artisti, Rocco Ante e Fabri Fibra, e viene riportato in questo pezzo. E l'utilizzo del denaro, l'aspetto economico nella loro vita, per loro vuol dire, diciamo, la fuga, quindi il legittimarsi dalle origini, quella che per Fibra noi la provincia che gli stava tanto stretta, e la possibilità di avere una propria vita. In questo brano si legge comunque il fatto che sono legati a doppio filo con il luogo da cui vengono, e che comunque questa ricchezza colma il vuoto nel presente ma lascia quello del passato. E non ho mai tradito un fratello, e come a dire, io non ho tradito nessuno, perché quando tu vai, quando tu parti, in qualche modo anche ce la fai, ma quando comunque ti prendi in mano la tua vita lontano dalla provincia, in un settore come questo, è facile che poi ti venga rinfacciato il fatto che non sei più quello di prima, che non sei più parte integrante di una certa città, di un certo modo di essere, modo di pensare. È un distaccamento netto, praticamente, che ha radici nella famiglia e negli amici che sono la tua famiglia, diciamo, no? E quindi è una cosa che comunque soffri, se non hai un buon legame con le tue origini la soffri per sempre, anche se ovviamente non è che hai scelta, perché è chiaro che se devi andare, devi andare, dice Vasco, quando è ora di partire e non puoi, che lo ripete più volte, non puoi più rimandare il mondo migliore. E questa è la stessa cosa, quando è ora di partire, quando è ora di, soprattutto quando poi hai successo in quello che fai,
Credo che sia questo il tema del brano, fondamentalmente, il discorso che li lega, perché altrimenti può sembrare una canzone molto superficiale, molto de dello stile due vecchi che vogliono fare i giovani, e invece c'è un mondo emotivo dietro. Che comunque lega queste personalità, lega queste due anime e li fa sentire in qualche modo non solo uniti, ma distanti, non tra loro, ma da quello che erano, perché in qualche modo sono due che anche diciamo la scena stessa li ha definiti in passato magari come venduti, Fibra proprio nella maniera più sputtanante, lui era l'emblema della vendita, no? E quando invece faceva della roba veramente underground, Tradimento è un disco puramente underground, anche se è uscito in major, anche se ha venduto. Rocco Hunt invece adesso è l'uomo della hit estiva, quindi questa canzone, questo doppio filo non è magari solo da accomunare alle origini in quanto luogo, in quanto provincia, ma anche proprio invece si intende il mondo dell'hip hop, il mondo dell'urban, il mondo che comunque gli ha dato da mangiare entrambi, di cui erano promesse, sono diventati personaggi affermati e poi hanno preso altre strade a loro modo, no? E quindi di conseguenza è una canzone di forte impatto emotivo e personale, c'è tanto di personale in questo brano, anche se a un primo ascolto magari non si direbbe. Per questo ho scelto di approfondirlo, perché io stesso parlando mi sono reso conto. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita.